Salve a tutti e bentornati in questa nuova puntata delle uscite del mese di Anime Click. Vi ricordiamo che qua sotto potete trovare direttamente un link che vi rimanda all'articolo sul sito di Anime Click, dove sono riportati tutti quanti i volumi in uscita in questo mese. Per cui, senza perdere altro tempo, andiamo subito a vedere le principali uscite manga del mese di giugno 2018. Il primo giugno, per Star Comics, esce il secondo ed ultimo numero di One Piece Gold. Questo anime comics di One Piece, tratto dall'ultimo film uscito della saga, si conclude per la Star Comics con il suo secondo numero. Potete trovarlo in tutte quante le fumetterie al prezzo di 9,90€, prezzo giustificato dalla grande mole di pagine e dal fatto che queste siano tutte a colori, andando a rendere le tavole di questo albo molto simili alle scene che abbiamo visto nel film. Il 7 di giugno per la Planet Manga esce una nuova serie. Si tratta di Unemployed Concentration Camp, un nuovo seinen tratto da una web novel incominciato in Giappone nel 2016, attualmente in corso con 4 volumi. La Planet Manga ce lo presenta in un'edizione da fumetteria al prezzo di 6,50€, e inoltre ci è stata annunciata anche l'uscita del secondo numero per il 31 di agosto. Il 13 giugno per Star Comics, con il 25esimo numero, si completa Kamisama Kiss, lo shoujo fantasy di Giulietta Suzuki dopo una lunghissima pubblicazione ed un successo riscosso anche da noi qua in Italia. Si conclude con 2 anni di distanza dal Giappone. Potrete acquistare il 25esimo ed ultimo numero in tutte le edicole e fumetterie al prezzo di 4,30€. Il 13 di giugno per Dainit esce un nuovo volume unico. Si tratta di Our Summer Holiday, seinen originariamente pubblicato nel 2013 di Kaori Ozaki. La storia vede come protagonista un ragazzino di 11 anni che a ridosso delle vacanze estive conosce una sua senpai di un anno più grande, che però sembra nascondere un segreto. Potrete acquistarlo in tutte le fumetterie dal 13 di giugno al prezzo di 16,90€. Lo stesso giorno per Dainit esce un altro volume unico. Si chiamerà Sotto un cielo di Collant, nuova raccolta di storie brevi di Shun Umezawa, indicata per un pubblico adulto. Il volume conterrà 12 storie, pubblicate originariamente tra il 2001 e il 2015 in Giappone. Lo troverete sugli scaffali al prezzo di 29,90€. Il giorno dopo, il 14 di giugno, per la J-pop esce una nuova serie. Si tratta di Getter Robot Evolution. Iniziato in Giappone nel 2015, è un remake dell'originale serie Getter Robot, scritto e disegnato dal maestro Nagai nell'oramai lontano 1974. Tutti gli appassionati del maestro Nagai e dei fumetti di fantascienza e nonché mecha potranno acquistarlo al prezzo di 5,90€ in tutte le fumetterie. Arriviamo fino al 21 di giugno, quando per Panini Comics si conclude Tsubasa e Otaru. Questa commedia scolastica, dopo 2 anni di pubblicazione, vede la conclusione anche da noi qua in Italia. Infatti il finale della storia di Nana Haruta arriverà proprio con questo 11esimo numero, che potrete acquistare in edicola e fumetteria al prezzo di 4,50€. Il 27 di giugno per Star Comics esce un nuovo volume unico. Si chiamerà Comic Atsushi Kaneko Extra Work, volume pubblicato dalla Star Comics nella nuova collana Umami, che sarà una raccolta di storie brevi dell'autore Atsushi Kaneko. Annunciato lo scorso Lucca Comics, è sicuramente atteso da tutti quanti i fan dell'autore. Potrete acquistarlo in fumetteria al prezzo di 15€. Ma il 27 di giugno per la Star Comics si conclude anche la Perfect Edition di Ushu e Tora con il suo 20esimo numero. Questo caposaldo dello shonen, firmato da Katsuhiro Fujita, vede la conclusione anche con questa sua nuova edizione Imperfect, che usciva mensilmente per la Star da quasi 2 anni. Chi stava seguendo questa nuova edizione Imperfect quindi potrà finalmente leggerne il finale. Sarà disponibile in fumetteria al prezzo di 8€. Il 28 di giugno per Panini Comics finisce anche Anna dai capelli rossi, il terzo e conclusivo numero dello shoujo di Yumiko Igarashi, che non ha davvero bisogno di presentazioni, un po' perché la serie animata anche da noi qua in Italia è stata famosissima e perché nel 2003 era già stato pubblicato in una prima edizione. Potrete acquistare il terzo ed ultimo numero in edicola e fumetteria al prezzo di 4,50€. Il 28 di giugno per la Planet Manga finisce anche con il sesto numero Psychopass Ispettore Shinja Kogami. Questo manga d'azione, spin-off del più famoso Psychopass, ambientato anch'esso in un futuro prossimo, vede la conclusione con il sesto numero. Sarà possibile acquistarlo al prezzo di 4,50€. L'ultima uscita che vi segnaliamo è per il 30 di giugno, quando la Goen pubblicherà il primo numero di Noi 3, una commedia scolastica e sentimentale, la quale storia vede svilupparsi un triangolo amoroso tra 3 amici.
Amici d'infanzia. Pubblicato originariamente in Giappone dal 2013, è completo in patria con 5 volumi. Potrete acquistare il primo il 30 di giugno per Goen al prezzo di 4,95€. Ed anche per questo mese con l'uscita abbiamo concluso. Se il video vi è piaciuto potete farcelo sapere lasciando un mi piace e scrivendoci qua sotto quali sono le uscite che state attendendo di più e quelle che aspettate maggiormente. E scrivendoci qua sotto quali sono le uscite che state attendendo di più e quelle che comprerete. Vi ricordiamo anche che qua sotto nella descrizione troverete un link che vi rimanda direttamente al sito di Anime Click, dove potete trovare tutte quante le uscite complete di questo mese. Quindi ciao a tutti e noi ci vediamo il mese prossimo sempre qua con un'altra puntata delle uscite del mese. Ciao a tutti e buona lettura.